veloci perché voglio passare ai meccanismi. Da una parte c'è la sfera, la dimensione economica, che si autogoverna nel modello, nel paradigma, nella ideologia, perché è un'ideologia liberale individualistica, è una struttura in vacuo, pilotata dall'efficienza, autogovernata dall'efficienza, e tutte le altre dimensioni della sfera umana sono del tutto separate, quindi nella dimensione sociale, nella dimensione culturale, né tantomeno la dimensione etica può condizionare le dinamiche economiche e quindi le logiche progressive di equilibrio e di sviluppo economico. La redistribuzione ed eventualmente il sistema di welfare appartiene esclusivamente allo Stato, naturalmente se e quando ha le risorse che vengono da quelle dinamiche economiche che però non possono essere condizionate in maniera strutturale. Ci sono delle cose molto interessanti che naturalmente in termini più quantitativi che si dovrebbero dire, andare a guardare, ma non è naturalmente né il momento né il contesto. Il punto vero è che questo tipo di approccio è un approccio evidentissimamente falso. Gli scambi economici sono legati necessariamente alla fiducia. Noi pensiamo che realmente in contesti progressivamente più diseguali, progressivamente più incapacitati, progressivamente con aree di sfruttamento progressivamente più ampie, con gap fra le proprie persone sempre più ricche e larghi pezzi di comunità sempre più poveri, lo stock, il deposito di fiducia possa veramente rimanere invariato. Infatti nel mondo reale quello che succede è che più i territori sono diseguali, più i territori finiscono intrappolati sotto la soglia di povertà trappola. Lo schema dentro cui sta lavorando la Fondazione di Comunità è di superare, di spezzare questa logica di dicotomia. È esattamente al contrario pensare il modello di welfare come strutturalmente intrecciato con forme produttive di economia civile. Al contrario degli approcci classici, noi riteniamo che lo sviluppo economico non è incentivato dalla diseguaglianza, cito solo Hobbes, non negli approcci tradizionali di tipo economico, ma esattamente al contrario, perfino lo sviluppo economico è strutturalmente correlato alla progressiva costruzione sui territori di capitale e coesione sociale, e noi siamo in un territorio molto frammentato e molto litigioso. Noi vorremmo che la Fondazione di Comunità potesse diventare un luogo dove le polemiche stanno fuori dalla porta e si ragiona su contenuti, poi si può pure litigare sui contenuti, si può anche non essere d'accordo, ma farlo con grande lealtà e, come dire, guardando al bene comune della nostra città, territorio molto frammentato.